complice l'orario non dovremmo trovare, penso. Ho parlato troppo presto che non avrei trovato traffico qua sopra quest'ora. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è domenica 13 marzo 2022, sono circa le 8:20 e ci sono 2 gradi e mezzo. Sono nei pressi di La Chiarella e sto andando a fare benzina. Poi, una volta superato il gioielliere, ci tuffiamo in tangenziale e puntiamo dalle parti di Bergamo. Supereremo Bergamo, ci tufferemo nelle sue fantastiche vallate e da lì proseguiremo verso San Giovanni Bianco per poi puntare gli orridi della Valtaleggio. Ma non vi anticipo nulla, ci aspetta un po' di strada, un po' di fresco. Ho superato un paio di pompe di benzina dove c'era un bel 2,35. Caro benzina, sta diventando un problema effettivamente, non solo per noi che amiamo andare in moto, ma per tutta l'economia, insomma. Aumenta la benzina, aumentano i trasporti che per l'80% in Italia sono su gomma e quindi aumenta la frutta, la verdura, pezzi di ricambio, elettrodomestici, insomma tutto. E il nostro potere di acquisto ovviamente diminuisce. Il ministro Cingolani, sentivo che è un'assurdità e immotivato secondo lui l'aumento così folle della benzina. Visto che la critica oltre che da noi arriva anche da lui, mi aspetto e spero soprattutto che in settimana il governo faccia qualcosa per calmierare i prezzi della benzina, che di sto passo in alcune pompe addirittura è arrivata a 2,55, 2,60, follia, arriverà a 3 euro. E questo vorrebbe dire una morte generale per l'economia nostra. Quindi mi auguro che si faccia qualcosa. Anche perché abbiamo visto anche su Facebook, insomma, a parte le fake news, ma ce ne sono tante di vere, che in altri posti europei il costo della benzina è decisamente più basso rispetto a noi. Da noi ovviamente, come sappiamo, pesano molto le accise, sono circa 19, mi auguro che vengano tolte o comunque ridotte. Insomma, se si portasse il prezzo della benzina a un 1,50, che non è poco, comunque sarebbe, credo, onesto. Si prosegue, noi intanto ci godiamo la domenica che c'è un meteo fantastico. Eccoci arrivati dal gioielliere, anzi questo veramente è meno ladro di tanti altri, insomma a 2,08, vi ripeto, poco fa ho visto un prezzo folle a 2,35, pochi chilometri da qua, quindi tutto sommato non mi posso lamentare qua. Dopo aver fatto benzina, ragazzi, mi sono tuffato in tangenziale, come potete vedere è sì presto, saranno le 9 circa, è abbastanza sgombra. Tra un po' lascerò l'autostrada, direzione Bergamo, farò un pezzettino di autostrada per accorciare i tempi e poi usciremo e via. Si inizia ad entrare nelle vallate bergamasche e da lì punteremo verso gli orridi della Valtaleggio. Dopo circa una quindicina di chilometri di autostrada lasciamo la stessa a Dalmine. Davanti a me c'è un po' di foschia, ma questo l'avevo messo in conto. La foschia è data anche da allora. Siamo alle 9:30, 9:35 circa, quindi è ancora presto, la temperatura è ancora bassa. Abbiamo appena superato i 5 gradi adesso, è ancora freschino. Non dovremmo trovare temperature altissime, ma sicuramente col passare del tempo la visibilità andrà a migliorare, la foschia dovrebbe alzarsi. Sono sulla SS N470, la strada che da Dalmine mi sta portando verso la Val Brembana. Il traffico inizia ad esserci perché ci sono diversi cantieri lungo questa strada e quindi c'è un po' di rallentamento, nonostante i limiti comunque sono bassi, quindi di suo siamo a 50 all'ora di limite, quindi i limiti sono bassi, in più c'è il traffico, si va ad agio. Oggi è domenica, non oso immaginare cos'è in settimana questa strada qua, sarà un inferno
per chi deve percorrerla. Di contro la giornata è bella, c'è un leggero vento ma appena appena si sente, il sole è alto, le previsioni sono buone e quindi ci godiamo la strada, i chilometri, anche il traffico. Ragazzi, lungo questa strada, che in questo momento è via Milano, la strada che ci porta in Val Brembana, si attraversano diverse cittadine dove si va piano, i limiti sono bassi. Siamo a Villa Dalmè adesso, è tempestato di velox, foto red, e di conseguenza le velocità sono basse. Di contro il traffico, per fortuna, è svanito e quindi proseguiamo. In giro non ho visto nessuna moto per ora, magari tra un po' ne inizierò a vedere qualcuna, probabilmente complici anche l'ora. Io sono, come sapete, sono abbastanza mattiniero, mi piace partire presto piuttosto di entrare a casa presto, invece di partire tardi e rincasare tardi. Qui adesso si va a sinistra, Valle Brembana, eccola qua, c'è anche questo fantastico arlecchino che ci indica la strada. Valle Brembana di qua, Valle Imagna a sinistra. Raga, ma quanto sono carini questi paesini che attraverso qui in Val Brembana, sono veramente arroccati, carini, deliziosi, sembra veramente di vivere in un altro contesto rispetto a quello che abbiamo passato pochi chilometri fa. Si respira proprio un'aria di tranquillità, un altro mondo. Nei punti dove c'è l'ombra, qui in mezzo alla vallata, la temperatura si sente che è fresca, eh? Sono ancora 3 gradi, al sole ci sono 5 e mezzo. Di contro questa strada qui, che è sempre piena di traffico, di coda, soprattutto in questo punto qui perché tra un po' si stringe, vederla così sgombra quasi mi emoziona. Il fiume è asciutto e siamo arrivati nel comune di Zogno. Ragazzi, lo vedo che non vi sto descrivendo al canale, iscrivetevi! L'acqua qui sotto ha un colore fantastico, è un verde smeraldo con delle sfumature azzurre, veramente veramente bellissimo. Se riesco ve lo mostro, ma non voglio fermarmi, ma ha veramente dei colori bellissimi. Complice il sole che è alle nostre spalle, quindi è ottima come posizione per la visibilità. E cerco di godermi quello che mi è intorno, perché visto che i chilometri, i limiti sono bassi, cerco di unire l'utile al dilettevole, insomma, visto che più di tanto non posso andare, non devo evitare di pigliare multe perché è pieno zeppo di velox, cerco di apprezzare quello che il mondo, la natura mi propone. Non volevo fermarmi, ma come si fa a non riprendere questo spettacolo qui? Sono in anticipo sulla tabella di marcia e quindi volevo condividere con voi questo spettacolo qui sotto. Questo è il fiume Brembo, guardate che colori che ha. E tra una roba e l'altra, ragazzi, siamo arrivati a San Giovanni Bianco. Adesso tra un po' ci sposteremo sulla sinistra e arriveremo agli ordini della Valtaleggio. Non so se proseguendo si va dritto verso il passo di San Marco, qui davanti a me ci sono due moto, non so se il passo è aperto, forse sì, forse no, non lo so, ma sto giro non ci interessa il passo di San Marco, sto giro abbiamo altri programmi. Eccola qua, Valtaleggio, già qui ti dà il benvenuto e capisci che aria tira qua. Questi primi chilometri non ci diranno niente di particolarmente emozionante, a lasciarci con la bocca aperta, ma poi vi garantisco che sarà qualcosa di magico. Già qui iniziamo ad addentrarci nel cuore della Valtaleggio. Ragazzi, c'è bisogno che aggiunga altro, che è semplicemente chiamata la piccola Svizzera, perché ricordo vagamente, adesso questo non è il periodo giusto, però d'estate è tutta verde,
e ricorda molto le colline, le montagne svizzere, i passi svizzeri. È un posto fantastico. Ragazzi, ma che spettacolo è a quest'ora poi, quando non c'è nessuno. Semplicemente spettacolare, veramente bella sta strada qua. Poi senza nessuno. Che ve lo dico a fare? Sono le 10:35. Veramente un posto incantato a Valtaleggio. Se non ci siete mai stati, non potete non farla, perché come si fa a non apprezzare una strada così, senza necessariamente correre, ma è incantevole proprio. Ma, mamma mia, che striscia di breccia che c'è lì. Non è una strada da fare con il coltello tra i denti, perché in alcune ore del giorno magari è molto trafficata, non è che sia molto larga, però è bellissima, è veramente bellissima. Ragazzi, buongiorno, sono in località sotto chiesa. Alle mie spalle, da questo lato, c'è la Valtaleggio, l'abbiamo appena attraversata, fantastica. E la temperatura è freschina, però al sole si percepisce molto di più. Lungo la Valtaleggio c'erano 4 gradi all'incirca, qui al sole la moto mi segna 7 gradi. Adesso sono circa le 11:15, c'è questa bella zona picnic, ne approfitto per fare uno spuntino. Mi mangerò la pizza che ieri sera Cinzia ha fatto la pizza, è avanzato un po' di pizza, mangerò quella. E poi proseguiremo su Passo di Valcava. È un passo abbastanza alto, abbastanza tortuoso, ci siamo stati l'anno scorso, mi è piaciuto. La strada non è sempre bellissima, ma il panorama ne vale assolutamente la pena. Da lì poi scenderemo dalle parti di Lecco e da Lecco torneremo verso casa. Ma di strada ne abbiamo ancora tanto, il tempo da passare insieme ne è ancora parecchio. Ne ho approfittato per fare dei bei video lungo la vallata e spero lungo la Valtaleggio, e mi auguro che siano venuti bene, perché ci ho perso un bel po' di tempo. Sposto la telecamera da una parte, mettila da un'altra, insomma richiede tempo, però tutto sommato la giornata è fantastica. Mi è dispiaciuto per Cinzia che era titubante fino alla fine, vengo non vengo, è stato un vero peccato, perché adesso se la sarebbe goduta. All'inizio magari avrebbe sofferto un po' il freddo, per quello che lei è molto, soffre parecchio il freddo, anche se col nuovo abbigliamento non dovrebbe soffrire più di tanto,
però adesso avrebbe goduto appieno di questo, di questa giornata fantastica. Lungo la strada c'è poco traffico, solo qualche ciclista. Adesso andiamo alla moto, ci recuperiamo il nostro pranzo di oggi e, visto che ho mangiato, ho fatto la colazione che erano le 7, ne approfitto per pranzare adesso e poi farò tutta una tirata fino a casa. Questa pizza qui, ragazzi, è fatta in casa di Cinzia. Pizza, provola e zucchine, immancabile acqua. La moto è sempre in vista e le montagne che ci aspettano dopo sono dietro di noi. A questo punto vi auguro buon appetito e io pranzo. A dopo. Pranzo terminato, raga, si va verso Passo di Valcava. Le strade saranno belle anche se il manto non sempre sarà all'altezza dei panorami. Per ora ci godiamo l'asfalto decente. La temperatura in questo momento siamo sui 6 gradi, in alcuni punti c'è ancora la neve, ma la giornata, come vedete, è soleggiata, non c'è una nuvola, il traffico è veramente scarso, quindi go, si va. Ecco la neve che vi dicevo. Qui adesso, dal comune di Taleggio, che abbiamo appena superato, puntiamo verso Peghera, che è un altro paesino. Come scopro sti posti qui? Scopro sti posti qui andando su Google, giocando un po' con la cartina, e le strade più tortuose che trovo le faccio. A volte mi va bene, altre meno, nel senso di manto, di asfalto meno, però sicuramente trovo pochissime persone. Adesso, se qui ci tenessimo sulla destra, andremo verso Passo Agueglio. Invece noi ci teniamo di qui, dovremmo andare verso Val Brembilla e poi da lì salire su Passo di Valcava. Anche oggi qui sono strade dove non si fa con il coltello tra i denti, perlomeno io non li faccio col coltello tra i denti, perché non mi piace correre dove non sento molto la sicurezza. Sono strade strette, piccole, attraverso i paesini. Mi godo il panorama, guardate che bel panorama. Lì c'è la neve, davanti a me c'è la montagna, le strade sono fantastiche. Perché devo correre? Diversi punti, forse complice anche la neve, c'è molto brecciolino. Siamo passati da quest'altra parte della vallata, fino a poco fa eravamo di là. Fino a Peghera, ragazzi, la strada è decente. Dopo mettetevi la neve in pace, si va piano, 20, 30, 40 km all'ora. Perché le strade sono più strette, rovinate, ci sono diversi ciclisti. A proposito di ciclisti, c'era una vignetta ieri su Facebook molto simpatica, con la storia della benzina che ha prezzi folli, diceva: non disprezzare i ciclisti, potresti esserlo anche tu domani. Come a dire, non puoi permetterti più la benzina, ti inizierà a piacere la bici. Ragazzi, è dalla Val Taleggio, entriamo in Val Brembilla. Adesso siamo sulla colma e si inizia a scendere. Ecco qua il cartello. E vedrete che anche la Val Brembilla è tanta, tanta, estremamente tanta roba. Ci sono delle curve, adesso noi la faremo in discesa, ma in salita è molto bella. Anche in qui il passo, perlomeno adesso, deve essere moderato, poi più avanti permetterà di accelerare un po' di più, ma soprattutto per chi sale, non tanto per chi scende, perché a me personalmente la discesa non appassiona molto, mi appassiona molto di più la salita. E poi comunque abbiamo sempre detto che ci dobbiamo godere i posti, quindi si va piano. Vedete, qui si allarga, da qui in poi sarà abbastanza larghina. Ma bisogna fare attenzione se non c'è qualcuno che viene dal lato opposto. Adesso si restringe.
Ecco quello che cercavo di dirvi prima. Qui si scorge solo un tratto della strada, ma è veramente fantastica. Si arriva fino a valle, ma qui dietro è un altro cinema non da ridere. Molto molto bella come strada. Questo è Val Brembilla. Val Brembilla è una di quelle strade che ho trovato per caso, come vi dicevo prima. Un giorno che stavo davanti al computer senza far nulla, ho iniziato a zoomare, a cercare, a smanettare e sono incappato in questa strada qua. Ho detto, vediamo una strada che collega Passo San Marco piuttosto che la Valtaleggio, diversa dal solito. Sono incappato in questa strada qui. È veramente, veramente bella. Ovviamente è battuta dai ciclisti che in alcuni tratti possono essere un po' pericolosi, se vogliamo, ma non da meno sono pericolose le auto o le macchine che spesso e volentieri vanno su queste strade a un passo troppo accelerato. Comunque, facciamo tenere il passo alla bici fin quando è decente. Comunque, non approfitto per superare, guardate qua sotto la strada. Si vede? Penso di sì. Ok, ci siamo tolti bici e auto. La strada è effettivamente bella. E anche abbondantemente in discesa, cerco di far lavorare il freno motore, se no arriva giù con i freni incandescenti. In salita è uno spettacolo questa strada qua, garantito, l'ho fatto, è veramente bello in salita. Perché dalla cam non sembra, ma si scende abbondantemente e velocemente. E quindi in salita il motore dà il meglio di sé, rimbombo lungo la vallata. Guarda come ha fatto la curva. Io dico Cristo santo, puoi fare una curva così in bici? In bici poi avessi un tir, cazzo, in bici è andato tutt'altra parte, ma io guarda, non voglio esprimermi. È mezzogiorno, siamo arrivati a Brembilla, quindi siamo discesi. Qui la temperatura è di circa 7 gradi e come dicevo è mezzogiorno, le campane suonano. Tra un chilometro e mezzo lasceremo Brembilla, Val Brembilla, e entreremo sulla strada che ci porterà al passo di Valcava. Dovrebbe essere Valle Imagna quella dove entriamo. Lasciamo la Val Brembilla e ci tuffiamo nella Valle Imagna. Complice l'orario, non dovremmo trovare, penso. Ah, fortuna che vado piano. Complice l'orario, non dovremo trovare traffico, sono le 12:15 circa. La strada che io mi ricordi è il manto stradale, non è bellissimo, diverse buche, diversi avvallamenti, quindi si va praticamente piano, soprattutto la parte terminale, diciamo così, prima di arrivare proprio sopra il passo. Mi ricordo che c'erano dei crateri per terra, non è che c'erano delle buche. Mi sono lasciato alle spalle, ho parlato troppo presto che non avrei trovato traffico qua sopra quest'ora. Mi sono lasciato alle spalle un paesino che si chiama Laxolo e da lì in poi mi pare che la strada sia un po' meglio. Il manto, mi riferisco al manto, in alcuni tratti è sporco, ma tutto sommato molto meglio dei crateri che ho trovato poco prima e che troverò poco dopo. Come vi dicevo, Val Brembilla l'abbiamo lasciata e Valle Imagna è questa che dove stiamo entrando ora.
Che bella giornata. Praticamente adesso da qua sotto arriveremo lì sopra, dove ci sono quelle antenne. La strada non sarà splendida, ma il panorama dovrebbe ripagarci dello sforzo che faremo. Attualmente siamo a 430 metri d'altezza e una temperatura di 8 gradi. Tira un po' di vento, spero che sopra non sia forte. La strada, come vedete, è parecchio accidentata in alcuni punti. Ragazzi, siamo a circa 800 metri, la temperatura è scesa a 5 e le buche iniziano a farsi sentire e vedere. Come vedete, il panorama è totalmente cambiato, siamo immersi nel bosco. Lungo la strada, ragazzi, neanche a dirvelo, non ho incontrato nessuno, neanche un ciclista o un motociclista. Beh, meglio così. Ecco le buche. Eccolo qua il ciclista. Mamma mia, com'è conciata qua. Dovrò iniziare ad andare un po' più piano per evitarle meglio le buche, se no mi faccio quadrati cerchi. Le curve sono particolarmente sporche di brecciolino, probabilmente complice la neve. Manca ancora un po' alle antenne, le antenne sono la sommità del passo. Mi sono lasciato alle spalle Costa Imagna e mancano gli ultimi 5 km per arrivare sul passo di Valcava. Come vedete, le antenne sono sempre più vicine e davanti a noi in questo momento. Sono contro luce, faccio un po' fatica a vedere dove ci sono le buche e dove no, quindi mantengo una velocità moderata onde evitare di piombarci dentro. Mancano gli ultimi 3 km prima di arrivare su. 0 gradi, ci siamo. La neve inizia a farsi vedere sempre più di frequente, soprattutto ai posti all'ombra. Guarda qua. Spettacolare, bellissimo. Che dirvi? Sì, c'è un po' di vento, tutto sommato. Worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that ragazzi,
sono le ore 13, sono a Passo di Valcava, come potete vedere, 1340 metri. Voi non lo potete sentire, ma oltre a un'aria frizzantina, c'è meno 2, e c'è un odore di carne arrosto nell'aria fantastico, che ci sono due chioschetti qui, due ambulanti, uno che vende il formaggio, un altro che fa la carne. È semplicemente spettacolare. E questo è il contesto che c'è. C'è uno con una diante, che credo sia quelli motorizzati. Questo è quanto. È il paradiso dei ciclisti, dicevo, perché c'è una strada sotto, una serpentina che ci riporta sotto a Lecco, che adesso faremo. Ragazzi, adesso lasciamo questo fantastico posto e ce ne scendiamo verso Lecco. Andiamo sul lago. Guardate che spettacolo di moto e di posto. Si va in discesa. Scendiamo, guardate che panorama che c'è. Questo posto è il paradiso dei ciclisti. Guardate quanto saranno buttati. È il paradiso dei ciclisti, perché come vi mostrerò tra un po', mi fermerò per mostrarvelo, perché anzi, guardate, visto che ci siamo e il posto lo consente, mi fermo adesso. Guardate qua, vi faccio vedere una cosa. Aspettate un attimo che mi fermo. Guardate la cartina del navigatore. Adesso la rimpicciolisco un po'. Anzi, no, la faccio. Guardate quanti tornanti che ci sono. Guardate qua. Guardate quanti tornanti che ci sono qua. La vedete? Ecco. Questo. Da qui si va giù, ma questa parte qui non è molto, non è meno tortuosa di questa qua, quindi è veramente una strada molto impegnativa per i ciclisti, soprattutto salendo da qui. Di qua è meno impegnativo come salita, ma è brutta la strada. Di qua l'asfalto dovrebbe essere un po' meglio, mi ricordo, ma la salita è veramente tosta, ecco. Siamo a circa la metà della serpentina che vi ho fatto vedere prima. All'altezza dei tornanti la pendenza è tosta, impegnativa. Ogni tanto c'è qualche masso, qualche pietra, ecco, qualche masso esagerato, qualche pietra in mezzo alla carreggiata. Pendenza, come vedete dal cartello, 18%. Tosta, è tosta fare in bici questa qua. Infatti cerco di utilizzare parecchio freno motore, altrimenti arrivo giù che i dischi prendono fuoco. E più scendiamo verso il basso e più dal marrone che dominava i colori dell'alto, iniziamo a rivedere un po' di verde. E la temperatura qui è salita, siamo già a 5 gradi. Qui come altezza in questo momento siamo a 710 metri, adesso siamo a 7 gradi. Da Passo di Valcava siamo tornati sotto la vallata, praticamente adesso tra qualche chilometro arriveremo a Lecco. Sono le 13.30, ci sono circa 8 gradi e mezzo, la temperatura è ottima, si sta molto bene. E probabilmente complice l'orario, la gente sta mangiando, quindi in giro non c'è nessuno.
davanti a noi il lago. Adesso dal lago prenderemo la superstrada. Quello davanti a voi, quello che vedete forse in lontananza, dovrebbe essere il castello dell'innominato, castello di Vercurago mi pare che si chiami, quello lì sopra. Qua sopra il castello che vi dicevo, il castello di Vercurago dell'innominato, eccolo qui sopra. Ci siamo arrivati sul lago, questo è il lago. Adesso più avanti ci sarà un cavalcavia che ci porterà dall'altra parte e da lì entreremo sulla strada che ci riporterà dritti verso Milano. Siamo una 50-60 km da Milano e io ce n'ho un'altra trentina per arrivare a casa. Ecco il lago sotto di noi, questo è il cavalcavia. Ci butteremo dentro la galleria spuntando dall'altra parte. Ragazzi, adesso la strada sarà prettamente noiosa. 90 km orari, cruise control, mi metto un po' di musica nel casco, un po' di radio e si va. Ragazzi, siamo arrivati a Milano, a nord ovviamente di Milano. Il traffico inizia a essere un po' sostenuto, allora ci mettiamo in prima corsia, manteniamo la nostra velocità di 90 all'ora e piano piano ci avviciniamo alla tangenziale, poi dalla tangenziale puntiamo verso sud di Milano e da lì piano piano ci avviciniamo verso casa. Come vedete anche qui sole, temperatura 11 gradi e mezzo, quindi direi ottimo. Arrivo previsto a casa per le 3 e mezzo circa, 4 meno 20, no stress. Non so se è merito o colpa del prezzo della benzina, ma oggi ho visto veramente poca gente in giro in moto. Nonostante la giornata sì, era freschina, ma si arriva da un inverno ben più rigido, quindi a parte Passo di Valcava dove c'era meno 2, per il resto era... adesso ci sono 10-11 gradi, quindi la giornata è buona. Non so, probabilmente questo costo della benzina che ha frenato, frena tanto, insomma... Effettivamente io oggi ho notato che anche le altre persone in macchina avevano una velocità ben più moderata rispetto al solito, e probabilmente per fare un po' di economia e per evitare di bruciare benzina in malo modo. Ragazzi, sono circa le 15:10, sono a una ventina di chilometri da casa, c'è un sole fantastico come lo è stato per tutta la giornata di oggi. Cioè, è stato molto bello, l'avevo già fatto, se non l'avete fatto fatelo perché è veramente veramente un giro carino che merita. Strade poco trafficate generalmente, tranne la Valtaleggio che è un po' più battuta, ma Passo di Valcava come avete visto non c'era una moto, non abbiamo visto una moto, è prettamente battuta da ciclisti. E datemi una mano a far crescere il canale, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, buona giornata!